Ciao ragazzi, raga, qui Note, benvenuti qui, su un nuovo video sull'Ango Gaming HD. Siamo qui su Gran Turismo 6, la demo più precisamente di Academy 2013 GT. Allora andiamo subito, il primo video in live, vediamo questa demo cosa ci propone. Io in GT Academy, sono Luca Sorda, sono venuto la prima competizione in GT Academy, mi piacere di conoscerti, bella. Vediamo di partire per il giusto scrivendo, come ti chiami? Dai, mettiamo un nome. Not cognome. No, aspetta, c'è una cosa. Mettiamo mio nome vero, che tanto si sarà capito nei video precedenti. Mettiamo il cognome Not. A posto, possiamo andare. Ok. Vuoi prendere anche questa tagline? Prendo S Not. Oh, bello S Not, sì. Relazione Simone Notte, ufficialmente un membro di GT Academy. Bella, a proposito, siamo nel bel mezzo di una fase di prova con la 370Z che utilizzeremo per GT Academy. Perché non ci dai una mano al prossimo test? Così potrai metterti a tuo agio. Mostrarci quello che sai fare. Allora, che ne dici? Va benissimo, basta che guido. Una cosa veloce. Ok, adesso questa è la grafica Gran Turismo 6. 370Z, uso visto su Silverstone Circuito, uno degli autodromi più famosi del mondo. Ora è il momento di fare sul serio mettendolo a volata L70Z. Ok. Da accelerare per frenare. Ah, quindi sempre i tassi X quadrato per accelerare e frenare, non più i joystick che tanto apprezzo. Se finisci fuori pista, per andare in retromarcia, beh sì, i classici tassi, dai. Via automatica. Un pochettino che ci propone questo gioco, che è da comprare al Day One, ragazzi, mi raccomando. Partenza, siamo partiti. Ok, la macchina è molto dura, molto dura, molto più dura di Gran Turismo 5. Porca puttana, quanto cazzo è dura. Quasi quasi non si riesce neanche a guidare. Questa è una grafica da fuori. Ragazzi, la grafica quel che è. Indicano i punti dove dovresti frenare quando vedi rosso. Schiaccia il freno, vabbè. Cioè, si capisce. Sì, ragazzi, così. Andiamo sulla grafica all'interno perché l'esterna la odio. Ok. Ci siamo. Ma anche l'abitacolo com'è, ragazzi? Allora, poligoni non ne vedo, quindi è molto definito. Allora, accelero in curva. Se porca puttana, fammi di leggere, che sennò. Madonna, come cazzo è difficile guidare. Perché la macchina è durissima, ragazzi, veramente realistico al 100%. Quasi più simulativo di Gran Turismo 5. Certo, questo è la demo, il primo video, però l'impressione, ragazzi, è ottima. Certo, chi compra Gran Turismo 6 già capisce che non è un most wanted, quindi è molto più simulativo. Quindi attenti, ragazzi, eh. Che conosco molte persone che comprano Gran Turismo 6 pensando di comprare un arcade. Allora, puoi modificare. Porca mignotta, fammi leggere. Sai com'è? Sto guidando, se distolgo un attimo lo sguardo, vado fuori. Cazzo, ho appena finito di dire. Cerca di non fare movimenti bruschi nel volante, di guardare molto fluido e controllato. No, io non ci sono mai arrivato. Ah, ragazzi, vediamo in basso che c'è, in basso a sinistra c'è la, credo, temperatura delle gomme, per la pressione esercitata dalla macchina sulle gomme. Poi abbiamo il livello di benzina, l'acceleratore, i chilometri orari, che sembrano migliori orari, quindi vabbè, ben fatto, approfitto la gara. Ora che ci propone il gioco, vediamo.
Ah, ecco qua, ragazzi. Il menu di Gran Turismo 6. Della Demogorgon Academy. Beh, ho chiuso il testo preparato. Non dimenticare che puoi modificare come meglio credi i comandi di accelerazione e frenata. Vediamo lo start adesso. Vediamo un pochettino se finalmente avremo gli analogici. Prima sono dei cap, una gara monomarca e sono Nissan Leaf. Vorresti come. No, Nissan Leaf no. Che cazzo è Nissan Leaf? Vabbè, andiamo su opzioni. Vediamo. Controller wireless. Sono il controller wireless, quindi come. Ah, quindi ok. Vediamo. Com'è? Tasso R2. No, voglio accelerare con questo. Alterna luci. Dai, dimmi che c'è, per favore. Acceleratore, eccolo. Tasto R2 freno. A posto. Tasto R2. Sta qua. X, no, devo marcia su. E questo qua marcia meno, a posto. Perché tiene come le postazioni, interfaccia di gara, demo, poi l'esecuzione della demo automatica, boh, scegliering, controllo esterzo, vabbè, controllo esterzo, ma oh no, ragazzi, ho tantissimi. Buono, buono. Audio visualizza rete, vabbè, possiamo anche andare indietro, ma lo tempo salva, salviamo, che okay. Salvataggio dati, ok. Nissan Leaf, vediamo che dobbiamo fare. C'è il colore. Oh, che mamma che schifo Nissan Leaf. C'è una delle macchine più brutte al mondo. Dai, facciamo questo perla acquista, vai, sì. Andiamo veloce, che sennò qua il video dura 3 anni. Allora. Beh, così che ho fatto le due prime macchine. Allora è il momento di prendere parte alla Sunday Cup. Vabbè, andiamo avanti, dai. Sunday Cup. Facciamo questo qua. Tanto la macchina è uguale, cioè non è che cambia la macchina. Coppa Amatori gara 1. Vediamo. Atom Ring Mini. Bene. Beh, ragazzi, la grafica è spettacolare. Bello questo. Questa animazione. Notevolmente diminuito il tempo di caricamento delle auto. Cioè, non so se è perché è la demo, però speriamo, ragazzi, perché il caricamento delle auto è assurdo in Gran Turismo 5. 3 anni ci vogliono. Dai, si parte. La lentezza di questa auto è spaventosa. Dai, arrivi a 100, dai, arrivi a 100, dai. Ok, è molto meglio con L2R2, ragazzi. All'interno, sì, ok. Ah, ho sbagliato. Addirittura mi permetto di derapare con quest'auto. Spettacolare. Dai, che cavolo, freni! Mamma mia, quanto io quando frenano. Senza. C'è un effetto bionda, ragazzi. Via. Stacchiamo. Posso. Andiamo. Giù tutto. Ah, i danni, sinceramente non so se sono implementati in questa demo. Spero che vengano migliorati in Gran Turismo 6, perché ragazzi, è obbrobrioso i danni in Gran Turismo 5. Ma a 300 all'ora contro la macchina non si fa niente. Ma invece a 50 il paraurti anteriore e quello posteriore alla macchina davanti diventano cenere. Però boh, speriamo che vengano migliorati. Pure che non li mettano proprio, perché meglio non metterli che fare un'obrobrietà, una cosa oscena. Andiamo giù, siamo primi, ragazzi. Molto facile questa gara. Vediamo un pochettino il mio visuale. Guarda che questa macchina non so se è monomarcia oppure cambio automatico. Cioè, spero sia cambio automatico, perché cazzo, manco
La mia moto 125 monomarcia. Ultime usuali, vabbè ragazzi, le usuali sono sempre le stesse, cioè, perché non credo si possa fare altrimenti. Sono un pochettino migliorata anche la grafica dell'HUD di gioco, è un pochettino i grammi d'orari, sì, sempre lo stesso alla fine. Ovviamente manca la levetta del turbo che in quest'auto non c'è, però ci sarà nelle altre. Ah, ho finito? Beh, prima ragazzi. Come da pronostico, sono arrivati i primi. Esci, esci, esci. 10 minuti, porca miseria. Grazie del trofeo d'oro, grazie. Ma ragazzi, io farei una cosa. No, che cos'è? No, ovvio, ho sbagliato, scusate. Esci, esci, esci. Cioè, a meno che devo uscire, non sia un campionato. Esci. E dai, fai una cosa veloce. Allora, io farei un video super lungo. Per questo. Anzi, facciamo una cosa, finiamo quest'ultima gara e poi ci lasciamo. E magari se vedo altre novità farò un altro video. Perché questo Gran Turismo 6, ragazzi, è da comprare. E farò di tutto per farvelo comprare, ragazzi. Quindi aspettatevi tantissimi video. Ah, volevo anche aggiornarvi del fatto che abbiamo aperto una pagina Facebook, io e Joe, che sarà in tutte le descrizioni dei video e nella parte alta del banner del canale. Quindi vi invito a lasciare un mi piace a quella pagina perché sarà una pagina molto attiva, perché non sarà solo una pagina per i video in cui uploaderemo, ma anche una pagina per le principali news del mondo videoludico. Quindi niente ragazzi. Spero vi piaccia la pagina. Comunque ancora in fase embrionale. Allora andiamo subito. Ah sì, odio questo circuito. Non sa mai dove devi frenare. Tutte curve. Dai, non mi far tagliare. Comunque ragazzi, come ho detto prima, la macchina è molto dura. Veramente. Non so se perché queste due macchine sono due Nissan obbrobriose, però. Cioè, spero sia un pochettino più morbida la guida di altre auto perché è veramente difficile. Comunque abbiamo un Barrett davanti. Dai, 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 mamma mia. Metti un'intelligenza artificiale. Bene, bene. Così credo che comunque queste qua sono le prime gare, quindi la difficoltà un po' stata su facile. Che. Cacchio. Ah, comunque questa la visuale indietro, bellissimi. I tre sedili. Niente, fatto benissimo, ragazzi. Che è sempre Gran Turismo. Velocità massima di quest'ora è 150 all'ora. Wow. Cos'è, un'auto elettrica questa, la Leaf? Cioè, non te lo ricordo. Minchia, 14 minuti. Vabbè, dai. Sti cavoli, ragazzi, andiamo avanti. Che a me piacciono molto i video lunghini. Poi spero sia anche bello il commento perché sennò se vi annoio togliete il volume del commento e vedete soltanto il video, non so, mettete una canzone che piace e godetevi il video. Ok. Questa gara è finita. Primo posto. Ma Barrett è arrivato quinto. No, perché Barrett è quinto? Ah, comunque la novità mi sembra che le bandiere vicino ai nomi, perché in Autismo 5 mi sembra che non c'erano. Bella questa cosa anche per una competizione tra nazioni. Che brutta Nissan Leaf, mamma mia. Sì, vabbè, crediti, crediti. Ok, esci. Ok, ragazzi, io lascerei qui che il video sta durando veramente troppo. E niente ragazzi, mi raccomando lasciate un bel mi piace, passate alla pagina Facebook, un bel commentino
Ah, aspettate ragazzi, non devo tornare nel prossimo niente. Ok, 70Z, quindi prossimo video guideremo la 370Z. Quindi niente ragazzi, bella.